Presidente, una grande soddisfazione non solo per la vittoria ma anche per il divario. Sì, che riconferma praticamente quello del primo turno, quindi insomma nonostante si sia dato, il centrodestra in qualche modo abbia dato libertà di voto a parte la Lega, credo che anche persone moderate del centrodestra mi hanno votato anche al ballottaggio e credo che questo è un segnale di apprezzamento non solo per il lavoro che ho fatto in questi 5 anni, ma credo per come ho governato, con equilibrio, mai alzando i toni, mai in maniera litigiosa, e credo che la gente abbia voluto dare un segnale di apprezzamento verso questo modo di governare. Una doppietta a Trieste per il centro-sinistra, Cosolini del Comune, Maria Teresa Bassaporo per la provincia, è una tendenza nazionale molto forte in questo senso. Ma io credo che i cittadini si sono resi conto che così non si può governare. Siamo al centro dell'attenzione internazionale non per le cose che facciamo ma per i problemi del nostro premier. Insomma, io credo che anche il cittadino comune si è reso conto che questo paese non può più andare avanti in questa maniera qua, e credo che sia un segnale chiaro anche politico attraverso il voto amministrativo. Lei viene da un'esperienza di governo di 5 anni, per i prossimi 5 anni quale sarà la priorità dell'amministrazione provinciale? L'ho scritto tutto nel mio programma. Credo che il tema centrale, in questo senso sono molto soddisfatta della vittoria di Cosolini, sia quella dell'occupazione e quindi del rilancio dell'economia. Ecco, se questa città non riparte dal punto di vista economico ci saranno grossi problemi non solo per chi perde il lavoro ma per chi va a caccia di un primo lavoro, quindi in particolare dei giovani.